two, three, four. Can I have a little more? Five, six, seven, eight, nine, ten. I love you. Bum, 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 bum. Sail the ship. Bum, bum, bum. Chop the tree. Bum, bum, bum. Skip the rope. Bum, bum, bum. Look at me. Crescere è cool. Nuova Fiat 500L. Da 14.900 euro con clima ESC. Uno scontro sulla tangenziale est avvenuto all'altezza dello svincolo per San Ligorio nelle prime ore della mattinata sembrava stesse per registrare l'ennesima tragedia lungo le ostiche strade salentine. Per fortuna le condizioni dei due feriti trasportati presso l'ospedale Vito Fazzi di Lecce sono pian piano migliorate e ora non resta che stabilire la dinamica esatta dell'incidente nel quale sono rimaste coinvolte un'ape cross color verde, una BMW e un pullman di studenti che stava raggiungendo il capoluogo salentino. I tre veicoli, per ragioni ancora da accertare, sarebbero venuti in contatto implicando il ribaltamento dell'ape con a bordo due persone, le uniche ad essere rimaste lese. I ragazzi hanno potuto poi tranquillamente proseguire verso i rispettivi istituti scolastici e il conducente della BMW è rimasto illeso. Dettagli più completi però saranno disponibili nelle prossime ore dopo la perizia che sta effettuando la polizia stradale recatasi sul posto. Presentata questa mattina a Palazzo Adorno la 31esima edizione del Carnevale di Corzano e del Capo di Leuca, pronta a riproporsi in tutto il suo splendore al Salento anche quest'anno, con diversi appuntamenti programmati nel mese di febbraio. Il programma si articola in quattro date fondamentali: 10 e 12 febbraio sfilata dei carri, il 12 febbraio stesso grande festa in maschera all'Hotel Messapia e il 17 febbraio la classica pentolaccia. Una iniziativa che intende valorizzare al meglio le sinergie territoriali, ha detto il presidente della provincia di Lecce Antonio Gabellone, che di anno in anno porta con sé numeri importanti. Se il maltempo non ha spaventato fedeli e visitatori per l'ascensione della Focara mercoledì scorso, pioggia e vento hanno invece cancellato il concerto dei Sud Sound System e degli Stila, previsto per ieri sera a Novoli. A causa del maltempo, quindi, che ieri ha imperversato per tutto il Nord Salento fino a Brindisi, l'evento è stato rinviato a oggi, 18 gennaio. L'appuntamento resta fissato alle 21 in piazza Tito Schipa, nei pressi della Grande Pira che ancora continua a bruciare nel cuore del paese. Nella giornata di ieri esercitazioni tattiche per i giallorossi sul sintetico di Calimera, in vista del confronto di domenica prossima contro il San Marino. È stato a riposo Petrachi per uno stato influenzale, Falco e Diniz erano a Squinzano presso lo Sport Medicine Palaia, mentre Benassi ha lavorato indifferenziato. Questa mattina dalle ore 10.30 allenamento a porte chiuse a Squinzano. La mentalità avuta nelle prime due giornate del girone di ritorno è quella giusta, dichiara il difensore Roberto Di Maio. Certamente è difficile ripetere la marcia avuta nelle prime giornate, però siamo sulla buona strada. Ho iniziato la mia carriera calcistica nel San Marino, ci sono stato 4 anni e sono anche residente lì, avendo sposato una ragazza proprio di San Marino. La provincia di Lecce comunica che dal 10 settembre parte la campagna di dichiarazione aperta degli impianti termici. E ora che faccio? Chiamo il mio tecnico. Ha sentito la radio, vero? Non so che fare. Non si preoccupi, penso io a tutto. La dichiarazione della verifica fatta precedentemente la presento io stesso. Il manutentore apporrà un bollino verde, arancione o rosso sulla dichiarazione e la trasmetterà online. O la consegnerà presso gli uffici di Nuova Salento Energia, zona industriale di Lecce, Polizia Provinciale.